Amy, ti prego, non far cadere la telecamera, Amy. Dai! Non fare la gatta cattiva, dai! Come potete vedere, questa è la mia casetta. Lì c'è già la tenda. E questo invece è il tetto, che adesso tolgo un attimo. Adesso devo entrare. Dai, così che è molto carina. Ok, possiamo entrare, speriamo bene. Allora, è arrivato un messaggio. Eccomi qua. Ah, è enorme più o meno. Il tetto poi lo rimetto. E comunque, stavo dicendo, che ore sono? Non lo so, un attimo. Sì, la sveglia dove che l'ho messa? Un attimino, eh. Sono le 3:30. Sì, quindi sarebbe ora di fare i compiti. No, i compiti li faccio tra un po', quindi adesso pasticciamo un po' la casa. Allora, decidiamo un po' che fare. Un orologio, tipo. Adesso, visto che sono le 3, prendiamo un pennarello a caso. Questo non so cosa sia, ma sì, un altro pennarello. Ce la farò a fare un cerchio decente? No, infatti è orribile. Sono le 3 e non sembrano neanche le 3. Ok, facciamolo meglio. Adesso sono le 3, 6, 9. Ok, non sono neanche giusti. E 12. Ok, vi faccio già vedere un pezzetto. Non ho ancora finito, però. Qua c'è il nostro fantastico orologio che ci ha messo veramente tanto. E poi questo coso, toglietelo. C'è la mia frase preferita: If you can dream, you can do it. Significa: se puoi sognarlo, puoi farlo. E questa frase mi piace veramente tanto. E l'ho messo sulla porta, perché così almeno questa notte dormirò qua. Ho deciso di metterlo qua, così almeno stanotte lo posso vedere. E poi iniziate a fare qualche faccina. Però diciamo, potrei fare anche di meglio. Potrei fare un quadro, esatto, potrei fare quello. Quindi aspettate un attimo. Guardate questo quadro, veramente bello. E poi ho finito questa parte aggiungendo questo I love my family. E poi un arcobaleno che non ha neanche tutti i colori. Si manca il blu e poi il rosso non è proprio rosso perché non ce l'avevo. E poi ho aggiunto un micino. Devo fare i compiti. Yeah, che bello. Non vedevo l'ora. Cioè, ragazzi, guardate qua quante pagine. Sì, ragazzi, ho finito. Adesso ho fame perché sono le 7:30. Io mangio solitamente alle 7:30, quindi adesso chiamiamo mia mamma per dirle se mi può portare qualcosa. Mamma! Sì? Mi può portare il cibo, per favore? Adesso. Perfetto. Sì. Ok. Come te lo do? Aspetta un attimo, fammi spostare le cose. Mettimelo pure su questo su questo tavolo, per favore. No, vabbè, mia mamma mi ha portato il sushi, che bello. Però lo devo fare io, vero? Lo devo fare io, mamma? Sì, ti ho fatto... Ma devo rimanere? Posso andare via, vero? Se mi puoi registrare, per favore, così mi aiuti un po'. Va bene. Grazie. Ok, ragazzi, apriamo innanzitutto... Spostiamo un attimo le cose perché sennò non posso fare niente. Allora, qua c'è la salsa di soia, speriamo di non sporcare tutta la casa. Ok, dobbiamo mettere prima questo per poi arrotolare il nostro sushi. Poi metto l'alga sopra. Che buon odore! Allora, prendiamolo con una forchetta. Mettiamo sull'alga. Ok, ragazzi, ho già messo il riso perché ci ho messo veramente tanto. E poi mettiamo la fila del... Un po' così a caso, sì, tanto non sono neanche una professionista. Ok, poi mettiamo i cetrioli che sono il pezzo forte. Allora, un po' a caso di nuovo. Ok, non troppo a caso perché sennò non si può rotolare. Spostiamone un po'. Mi meraviglio di me stessa perché non ho ancora sporcato la casa. Evviva! Felice mamma! Sì! Ecco qua il salmone! Che buono, la mia gatta non vedrebbe l'ora di mangiarselo. Ok, sì, di nuovo a caso. Ah, poi prima di mangiarlo ovviamente ci va la soia, perché sennò non si può mangiare, perché a me il sushi senza la soia non mi piace.
Ok ragazzi, così va bene. Possiamo arrotolarlo. Poi lo mettiamo su un piattino che non mi ricordo neanche dove messi. Mmm, che buono. Cioè, a me piace anche sentire questo rumorino. Cioè, questo... questa specie di cosa rilassante. Ok, devo un po' migliorare. Ok, poi facciamo così, una specie di tubo. Eccolo qua. E la soia è qua. E dobbiamo assaggiare questo sgorbio. Non voglio neanche sentire il gusto che farà. E vabbè, comunque adesso mi metto a leggere un po' questo libro che mi ha regalato una mia amica, quindi ci vediamo tra poco. Ragazzi, guardate un po' chi è venuto a farci visita, la nostra Amy. Amy, vieni un po' qua. Dai, vieni a godertela, che po' tu. Adesso vediamo che cosa sta pensando questo gatto. Ma figurati, ovviamente mi lascia qua da sola. Ragazzi, ho appena fatto musica lì con la mia gatta e adesso lei rimane qua. La mia mille misina, guarda quanto è bella sta gatta. Sì, al contrario. Guarda quanto è bella sta micia, guarda gli occhi. Ragazzi, adesso cercherò di fare altri disegni e altri disegni. Non è stata una bella idea. Disegni? Ragazzi, comunque adesso vado a letto perché sì, è tardi. E comunque ho già rimesso un po' a posto qua, come vedete. E anche qua. Quindi, yeah! Sì, cambiamoci i vestiti e poi ci vediamo domattina. Ragazzi, ok, i capelli fanno veramente... fanno un po' schifo. E ho preso una coperta che era qua fuori. Che era sulla sedia, io non sono uscita ovviamente. Mi sono messa il pigiama e adesso spengo la luce, che è qua. Dico già che non sto uscendo. Devo cercare di capire dov'è la luce che si spegne. Quindi un attimo. Ragazzi, non riesco a dormire, è mezzanotte. Possibile che ogni volta che cerchi di registrare non riesco mai a dormire? Beh, meglio così, almeno parlo un po' con voi. E comunque ho preso una lanterna, come potete vedere, non so se riuscite a vederla perché c'è la luce che dà fastidio. E comunque, senza far cadere la telecamera, questa è la mia casa durante la notte. E comunque, questa casetta mi spaventa anche di più perché è meno illuminata rispetto all'altra, quindi devo ringraziare la mia luce. Grazie luce, ecco. E comunque, visto che non riesco a dormire, bevo un po', perché io durante la notte, quando non dormo, bevo. Ragazzi, potrei registrare un musical lì. Ci vediamo tra un po'. Ok ragazzi, adesso sono le 3 di notte e vediamo se riesco a dormire, quindi ci vediamo. Oddio. Ciao a tutti, buongiorno innanzitutto, ma che bella la mia faccia. Ok, diciamo che potrei anche aprire la finestra, solo che non posso perché non sono ancora passate le 24 ore, potrò farlo quando avrò finito di mangiare a pranzo. Aia, Amy! E vabbè, mettiamoci da questa parte perché almeno c'è una luce migliore, così vi faccio vedere anche la stanza. E comunque sta gatta che dà fastidio, entra anche tu. Adesso dovrei fare colazione, quindi chiamiamo mia mamma. Mamma! Mi puoi portare la colazione? Grazie! Non so se riuscite a sentirmi, ma io al mattino parlo così, con una voce orribile. E ogni mattino, tipo, vabbè, a parte quando devo andare a scuola, faccio dei musical. Buongiorno, te la poso qua. Buongiorno. Metto qua, ti apro la finestra? Sì, grazie. Così mi possono vedere meglio. Togliamo la coperta che è fastidiosa. Perfetto, adesso sì che si vede.
Dov'è la colazione? Ed è arrivata la colazione, guardate che bella, non vedo l'ora di mangiarla. Iniziamo. Allora, questi sono i biscotti che mi piacciono veramente tanto. Sono biscotti al cioccolato con lo yogurt. E io li apro sempre perché prima prendo lo yogurt e poi prendo il biscotto perché mi piace di più. Adesso sistemo la telecamera e mangio. La nostra vicina è venuta a farci una sorpresa, ciao. Buongiorno, ha mangiato bene anche lei? Sì, Amy, grazie, questa è la mia colazione. No, 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 Amy. Voi Dio, amici. No, no, Amy, no, no, no. Amy, ti prego, non far cadere la telecamera, Amy. Dai. Non fare la gatta cattiva, dai. Ma perché ogni volta che devo fare un video c'è sempre lei? E sta coda rompe le scatole. Amy, dai, togliti. Comunque non sono per niente contenta perché domani c'ho l'interrogazione di storia e c'ho l'interrogazione di storia su 4 capitoli e poi la verifica di francese che non abbiamo fatto praticamente niente perché siamo andati a vedere un film, Le cronache di Narnia, in francese, quindi nessuno capiva niente. Vabbè, qualche parolina tipo bonjour, merci, comment ça va, bla bla bla, a vinto. Quindi avevamo tutto il capitolo, abbiamo tutta l'unità 8 da studiare e comunque non ne abbiamo voglia. So già che ci sarà una rivolta. Colazione finita e adesso devo richiamare mia mamma perché mi deve dare dei vestiti. Mamma, mi puoi portare i vestiti? Mi vuoi portare i vestiti? Ah, sì, va bene. Altro? Non credo. L'amicina? L'amicina è scappata. Oh, te la cerco? Non mi puoi riempire l'acqua, per favore? Mm-hmm. Grazie. Ragazzi, guardate qua. Quanto è stata brava mia mamma. Mi ha portato 4 vestiti e un pantalone nero. Che si dice a queste magliette. E adesso sono indecisa tra quella viola, quella col dolce, quella arancione, non mi fa impazzire, e questa qua con scritto I'm sorry, che è gialla, e voi leggerete il rosso, credo, perché io lo leggo così. E vabbè, allora. Avevi la bottiglia? No. Mi dai il piatto? Grazie. E vabbè ragazzi, adesso io mi vado a cambiare facendo questa specie di transition. Ok ragazzi, io con una specie di transition mi vado a cambiare vestito. Guardate, 1, 2, 3. Ed ecco qua il vestito giallo. E nel mentre mia mamma mi ha portato anche una spazzola per pettinare sti cosi, sti capelli orribili. Che nelle storie avevo già detto che nelle storie di Instagram si sporcano in 3 secondi. Io non riesco a mettere i fiocchi, quindi mi sa che rimane un po' così, messa a caso. Beh, non dico che è brutto il fiocco, ma non li so mettere. Ragazzi, sono le 12, adesso chiamo mia mamma per mangiare e comunque mi sono cambiata la maglia perché era bagnata. Io te l'ho già preparato. Oh, grazie. Sì. Ok. Pausa, come faccio? A mangiare col cellulare. Adesso lo poso, lo metto tipo qua o qua col selfie stick e ci sono. Ragazzi, guardate che bello, mia mamma mi ha preparato la pasta al pesto. Wow, che ma buono. Si fredda. Anche la mia ce la porto via. Ah, grazie, ciao. Ciao, dopo. Ok, questo è il cibo che mangerò, pasta al pesto. Ragazzi, sono troppo contenta. Sono le 3. Posso uscire dalla casetta. Oh,
Oh mio Dio! Buongiorno Amanda! Woo! Che bello, ma posso buttarmi sul letto. Ragazzi, 24 ore nuovamente nella casetta di cartone stavolta. Sono troppo contenta! Evviva! Ce l'abbiamo fatta perché noi siamo la famiglia più forte del mondo. E comunque, ok, capelli no, perché sono orribili. Ma comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, vi prego di iscrivervi e di lasciare un bellissimo commento. Ciao, alla prossima! Commentate con casetta di marzapane. Potrebbe uscire un video anche del genere, sappiatelo.